È stato un rientro da brivido, quello degli studenti dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca ad indicatore, classi gelate, alunni al freddo e termosifoni spenti. I piccoli alunni al loro rientro dalle vacanze natalizie, infatti, a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento, dovuto molto probabilmente alle rigide temperature registrate negli ultimi giorni, hanno dovuto fare i conti con temperature non proprio consone ad un'aula scolastica. Così si sono seduti dietro al loro banco con cappotto, sciarpa e cappello. Un disagio che dovrebbe rientrare a breve mercoledì. Di infatti, l'istituto dovrebbe riaprire come ci ha confermato il dirigente scolastico. I bambini, intanto, sono stati fatti uscire prima da scuola. C'è stato un guasto, sì, a rispondere. Ma sono dentro i bambini adesso? No, molti sono venuti via. Dentro c'è ancora qualcuno che i genitori non hanno fatto in tempo a venire a prenderli. Sono venuti via perché, evidentemente, è fredda all'interno. Eh, certo, insomma, le temperature stamani erano basse, sì, e il danno deve essere aggiustato. Era freddo, sono stati in classe col giubbotto e. Eh sì, sì. E sui social c'è chi, infuriato, si chiede perché nessuno si sia preoccupato di controllare e accendere i riscaldamenti prima della riapertura della scuola.